continuiamo questa volta dando una stima della omega con L. Quindi abbiamo trovato la F con H, la omega con H. Proviamo adesso la pulsazione degli anelli inferiori. Per calcolarci il comportamento alle basse frequenze dobbiamo considerare l'amplificatore compreso nelle capacità esterne che ci abbiamo messo. Le capacità aperte, le capacità interne in questo caso sono dei circuiti aperti, quindi non le consideriamo. Quindi questo che cosa significa? Significa che oltre al modello, diciamo, del dispositivo, quindi questa volta privo delle sue capacità interne, questa volta quando io vado a disegnare il circuito lo devo disegnare comprensivo delle capacità che ci ho messo, quindi bassa frequenza. Allora questa volta il SUS non va a massa, ma viene legato a massa dalla capacità di SUS, quindi qua sotto io ci troverò la capacità che ci ho messo e così via. Quindi qua ci avrò la resistenza di gate, qua ci avrò la capacità di gate, qua ci avrò la resistenza di drain, la capacità di drain a cui è collegato il carico. Quindi questa volta io devo studiare questo circuito qua. Come prima, io potrei sicuramente, diciamo, trovare la relazione esatta tra V0 e V-signal, però anche in questo caso noi cercheremo semplicemente una stima della omega con L utilizzando anche in questo caso il metodo delle costanti di tempo. Il metodo delle costanti di tempo per la bassa frequenza prende il nome di metodo delle costanti di tempo di conto e ha un'espressione leggermente diversa di quello di prima. In questo caso la omega con L va calcolata come la sommatoria su I dei termini 1 su RX, è diversa da prima. Prima avevamo le costanti di tempo tutte a denominatore, adesso ho T1 più T2. Chi sono i termini R e C? C sono le capacità presenti nel circuito considerate una alla volta, avendo cura di considerare le altre in corto circuito. Le resistenze che le moltiplicano sono le resistenze viste ai capi della capacità che sono considerate. Ok? Come al solito è più facile a farlo che a dire. Quindi io voglio applicare questo metodo per dare una stima della omega con L, quindi della pulsazione di taglio inferiore. Allora, che cosa posso fare sicuramente? Guardate, in questo caso, questo è uno dei casi ai quali trascurare R0 può venire comodo. L'altra cosa che so è che per applicare questo metodo io devo chiudere i generatori esterni. Quindi questo circuito lo posso ridisegnare così. In questo circuito io ho tre capacità, quindi troverò tre costanti di tempo. Quindi questa omega con L
sarà pari a che cosa? A 1 diviso la prima capacità è la C con G per la resistenza equivalente vista ai cavi della C con G più 1 sulla capacità di drain per la resistenza equivalente vista ai cavi della capacità di drain più 1 sulla capacità di source per la resistenza equivalente vista ai cavi della capacità di source. D'accordo? Quindi io troverò una sommatoria di questi termini. Quindi l'unica cosa che devo fare è calcolarmi queste resistenze equivalenti. Le resistenze vanno calcolate prendendo una capacità in esame e considerando le altre dei punti. Quindi in maniera abbastanza semplice. Allora, cominciamo a ricalcolare la resistenza equivalente vista ai cavi della capacità di gate. Quando le altre capacità sono dei punti. Qual è la resistenza vista ai cavi della capacità di gate? Io tra qua e qua per resistenza vedo la serie di queste due. Tutto il resto del circuito non influenza niente. Quindi il primo termine della sommatoria è 1 diviso R signal più RG per la capacità della gate. Più. Qual è la capacità che io vedo, la resistenza che io vedo a capo di questa capacità? Allora, le altre capacità sono dei corti, questo pezzo qua non lo vedo proprio, sta per i fatti suoi. Questa è un corto. La VGS non ce l'ho perché avendo spento il generatore esterno, questa tensione qua non me la fornisce nessuno. Quindi alla fine che cosa ci avrò? Che io ai capi di questa capacità vedo la serie di queste due. Quindi qui avrò un termine del tipo 1 su RT parallelo in serie con R con L per la capacità di drain. Vagamente un po' più complesso è calcolarci la resistenza che io vedo ai cavi di questa capacità. Okay? Avendo considerato le altre capacità dei cortocircuiti. Anche se questa noi dovreste essere in grado di calcolare anche questa senza fare grossi conti. Perché? Qual è la resistenza che io vedo tra questo punto? Da questo lato qua non c'è nulla, che questa sta in corto, qui è massa praticamente, non c'è nessuna tensione applicata. Da questo lato qua che cosa c'ho? Questa l'abbiamo trascurata, quindi che cosa c'ho? C'ho un generatore di corrente, questo è un corto che ha delle resistenze in serie. Ma questo generatore di corrente ha i suoi capi, c'ha, come abbiamo già visto l'altra volta, la sua tensione che lo pilota. Quindi per il teorema dell'assorbimento la resistenza è 1 su C. Ma se uno non ci crede, diciamo all'ispezione visiva, il circuito si può risolvere normalmente. Come si risolve in tutti i casi in cui uno immediatamente non la vede qual è la resistenza? Con la definizione di resistenza. Qual è? Io voglio la resistenza tra qua e qua. Al posto della capacità ci metto un generatore di tensione. Mi calcolo la V su I. La V su I è la resistenza vista ai termini. Allora, facciamolo così. Ci convinciamo che viene effettivamente lo suggerimento. Quindi abbiamo detto questa parte di rete qui, con questo chiuso in cortocircuito, non c'ha nessuna tensione, quindi questo punto è massa.
nella parte qui io ci vado a mettere al posto della capacità un generatore di test di con X attraversato da una corrente I con X. Quindi io che cosa ho? Che qui io ho la massa, quindi la BGS è questa qui. Da qua che cosa ho? Ho il generatore di corrente G con M e BGS che ha questa qui è un punto, quindi queste due stanno in parallelo, ha una resistenza verso massa che sarà RD parallelo RL. La resistenza incognita che io sto cercando non è altro che B con X su I con X. Questo lo potete fare sempre, quando non riuscite a vederla a occhio ci mettete un generatore tra i due punti nei quali volete stimare la resistenza e vi fate B su I. Chi è B con X? Vedete, B con X è la tensione tra qua e qua, che è esattamente uguale alla tensione tra qua e qua, cambiata di segno. Quindi è meno VGS. Chi è la corrente? La corrente viene da qua, quindi è uguale a questa corrente, cambiata di segno. Quindi la corrente è meno G con M, VGS. Semplificando, questo qua è 1 su G con M. Quindi lo potevate fare a occhio perché? Perché guardate, quando voi avete un generatore di corrente, le resistenze in serie non hanno nessun effetto, perché tanto la corrente è determinata dal generatore di corrente. Quindi voi può essere considerato o meno la stessa cosa, quello che vi resta è che avete il generatore con a capo la tensione di pilotaggio, il teorema dell'assorbimento e 1 su G con M equivale a un resistore di valore 1 su G con M. Ok? Quindi la resistenza equivalente dei gradi di C con S è 1 su G con M. Quindi il terzo termine è G con M su C con M. Abbiamo tre costanti di tempo. Questo vuol dire che la risposta alle basse frequenze presenterà altri poli. Vabbè. Quindi se io vado a disegnarmi semplicemente la risposta alle basse frequenze ci avrò qualcosa di questo tipo qua. Proverò più poli. Vabbè. In dipendenza dei tre condensatori che ho. Per quello che dicevamo prima, io sto stimando in realtà banalmente quale di queste, sto stimando banalmente la omega o la frequenza di taglio inferiore, cioè che cosa? Di tutti i poli presenti, quello che interviene per frequenze più alte. Ok? Quindi io sto dando questa espressione qua, come dire, approssima questa frequenza tanto più quando i tre poli sono distanti. Questi tre termini che ci sono venuti sono numericamente simili o ce n'è uno dominante rispetto agli altri? Allora andiamo a vedere queste quantità. Qui io che ho? Una serie di resistenze per una capacità, una serie di resistenze per una capacità e qui però ho qualcosa che è moltiplicativo di questo fattore. Quindi quasi certamente questo termine qua che è G con M per 1 su C con S pesa di più degli altri. Ok? Quindi a determinare la risposta alle basse frequenze, con ogni probabilità, è questo termine qua rispetto agli altri due.
se le capacità sono grosso modo le stesse. Cioè quello che determina la risposta alle basse frequenze è quello che io ci metto qua. Allora in genere che cosa si fa? Per avere un amplificatore che ci abbia questo polo il più possibile spostato in questo verso, quindi l'ampiezza della banda più ampia, io che devo avere? Devo avere che questo termine deve essere piccolo. Ok? Allora in genere che cosa si fa? Si dimensiona questa capacità più grande delle altre. Quindi, per esempio, se io qua ci metto un microfarad, qua ci metto 10 microfarad. Chiaramente questo, a un certo punto, quel termine là mi diventerà paragonabile a quegli altri e non è che ci posso intervenire oltre. Quindi più grandi di un certo valore queste capacità non si possono prendere, però generalmente voi trovate che questa capacità qua è più grande delle altre due. Questo perché? Perché questo termine qua pesa più degli altri nella risposta di frequenza, alle basse frequenze. Ok? Anche in questo caso il metodo, noi l'abbiamo visto applicato a questo amplificatore a senso comune, il metodo questo è, qualunque sia la configurazione che ci avete, questo è il tipo di soluzione che si utilizza. Okay? Noi non analizzeremo adesso altri circuiti a MOSFET, perché adesso noi facciamo il transistore bipolare. Dopodiché, una volta che avremo fatto il transistore bipolare, noi scopriremo che i modelli che rappresentano il MOSFET e il bipolare sono molto simili, quindi le considerazioni che uno può fare per un circuito le può fare anche per la sua realizzazione a transistore. Quindi le altre configurazioni noi le faremo dopo che abbiamo fatto il transistore, le tratteremo indipendentemente, diciamo, dal fatto che sia a MOSFET o a transistore. Quindi per il momento noi abbandoniamo il MOSFET e passiamo a vedere l'altro dispositivo a tre terminali che dobbiamo studiare, che è il BJT. Per bipolar junction transistor, transistore bipolare aggiunto. Noi abbiamo già detto più volte che il transistore bipolare è stato il primo dispositivo a più terminali che è stato realizzato con tecnologia semiconduttore, è stato realizzato nei laboratori della Bell. E i tre, diciamo, inventori del transistore bipolare hanno preso il nome, che sono Shockley, Patton e Bradley. Quindi insomma, l'invenzione non è stata di poco conto, anche perché alla fine è quella che ha rivoluzionato completamente il mondo dell'elettronica moderna. Il transistore all'inizio era l'unico dispositivo che c'era a disposizione, quindi tutte le applicazioni erano fatte transistore bipolare. Attualmente, in realtà, i MOSFET abbiamo detto che hanno invaso anche le applicazioni tipiche del transistore bipolare, ma ci sono molte applicazioni nelle quali il transistore sia di elettronica analogica che di elettronica digitale trova molte applicazioni. Quindi il transistore resta comunque un elemento fondamentale. Anche per quello che riguarda il transistore noi abbiamo due tipologie di dispositivo. Come avevamo il MOSFET a canale N e a canale P, abbiamo, diciamo, due tipi di transistori. Il transistore detto NPN e il transistore PNP. Quindi abbiamo due dispositivi. Questo è un dispositivo a tre terminali e
ha un simbolo che è questo, il transistore NPN si identifica con un simbolo di questo tipo, dove il fatto che sia un NPN si capisce dal fatto che ha una freccia uscente su questo terminale, che viene detto terminale di emettitore o emitter. L'altro terminale è il connettore e la terminale è la base. Il transistore PNP si differenzia dal verso entrante della freccia sul terminale di emettitore. L'altro terminale è il collettore e il terzo terminale è la base. L'idea dei dispositivi a più terminali è sempre quella che io, attraverso il controllo di una grandezza su due terminali, posso controllare quello che succede nell'altro terminale. Cioè l'idea è sempre quella di un generatore controllato, quello che sta alla base del modello dell'amplificatore. Quindi anche in questo caso, diciamo, l'idea è quella di controllare quello che accade in un terminale, che in questo caso sarà il terminale di collettore, controllando quello che io faccio agli altri due terminali, che sono la base. Qual è la struttura di un transistore? Ciao, il dispositivo più interessante è il transistore di tipo NPN, che ha una struttura che è molto semplice, almeno diciamo in una schematizzazione una grossa schematizzazione. Abbiamo un blocchetto di silicio nel quale due regioni sono drogate di tipo N ed una centrale è drogata di tipo P. Quindi il nome è NPN. Queste tre regioni sono contattate e rappresentano i terminali del dispositivo. Che sono? L'emettitore, la regione centrale è la base e l'altra regione è il collettore. A prima vista può sembrare che, come per il MOSFET, il drain e il source erano praticamente uguali, quindi anche interscambiabili, può sembrare che queste due regioni siano uguali. Non è così. Nel caso del transistore queste due regioni sono diverse e quindi diciamo il loro ruolo non è scambiabile. Perché sono diverse? Poi vedremo diciamo bene come si fa. Ma diciamo, in linea di principio qual è il discorso? Noi partiamo sempre da un substrato nel quale realizziamo un dispositivo. Il dispositivo transistore come è realizzato? Supponendo di partire da un substrato di tipo N, all'interno di questo substrato viene realizzato una tasca di tipo P, all'interno di questa tasca viene realizzata una tasca di tipo N. Quindi l'NPN che io lì ho disegnato in realtà è questa sezione qua, NPN, e questi qua sono i contatti.
Questo di su è l'emettitore, questo è la base e questo è il conduttore. Come vedete, sono estremamente diverse le regioni, così come vedremo sono estremamente diversi i drogati di queste regioni. Quindi le regioni non sono interscambiabili come il source and drain del MOSFET, ma sono, devono essere realizzate in un certo modo. Ad ogni modo, dal punto di vista della nostra schematizzazione, questo transistore come è fatto? In maniera molto banale, non è altro che due giunzioni una dietro l'altra, cioè una giunzione NP e una giunzione PN. Quindi ho una, quella che posso chiamare J, giunzione base di emettitore, questa qua, e ho un'altra giunzione che è la giunzione base collettore. Quindi è un oggetto estremamente semplice, non c'ho ossidi, non c'ho niente, c'ho due giunzioni. Chiaramente, se ho due giunzioni, poiché ogni giunzione può essere polarizzata in maniera diretta o inversa, io ho quattro combinazioni possibili, che corrispondono a quattro modi di funzionamento diversi. Allora, facciamo proprio una tabella dove noi scriviamo come è polarizzata ciascuna giunzione e a che modalità di funzionamento questa corrisponde. D'accordo? Quindi noi abbiamo la giunzione base emettitore e la giunzione base collettore. Queste sono le due giunzioni. E poi abbiamo il modo di funzionamento. Come la posso polarizzare in una giunzione? In modo diretto o in modo inverso? Diretto se metto la batteria col più sul P, inverso se metto tutto al contrario. Quindi le possibilità che io ho quali sono? Che io polarizzo, diciamo, la giunzione direttamente polarizzata, inversa, diretta, diretta, inversa, diretta, e inversa, inversa. Questo può succedere, altre possibilità non ce ne stanno. A seconda di come io le polarizzo succederà qualcosa là dentro, ci sarà una modalità di funzionamento. Quando io polarizzo la prima giunzione direttamente e la seconda inversamente, io lavoro in quella che viene definita la regione attiva del dispositivo, che tra l'altro è quella che utilizziamo noi. Quindi, nel primo caso, io ho la modalità di funzionamento in regione attiva. Diretta, diretta, tutte e due le giunzioni polarizzate direttamente, la modalità è quella della saturazione. Sto in regione di saturazione. Prima giunzione inversa, seconda diretta, sto nella regione attiva inversa. Giunzioni inversamente polarizzate, sto in interdizione. A
seconda di uno qual è l'applicazione che deve realizzare, lavorerà in una di queste regioni. Per quello che serve a noi, cioè di fare degli amplificatori lineari, noi lavoreremo sempre in regione attiva diretta, regione attiva. Nell'elettronica digitale, dove uno utilizza questi dispositivi per fare degli interruttori, quindi dei cortocircuiti o dei circuiti aperti, si utilizzano la saturazione e l'interruzione. Ci sono applicazioni nelle quali si utilizza anche la regione attiva diretta, ma è diversa, ma insomma. Noi ci concentreremo su questa modalità di funzionamento. Quindi noi studieremo il funzionamento del transessore bipolare in regione attiva, diretta, regione attiva. Quindi affinché questo dispositivo sia in regione attiva, la prima giunzione deve essere polarizzata direttamente. Direttamente che significa? Che ci deve stare una batteria VBE, regione attiva maggiore di 0,7, intorno ai 0,6 e 0,7 volt. La seconda giunzione deve essere polarizzata inversamente, quindi io devo applicare una tensione che ha un polo positivo sul collettore, quindi una VC, B positiva. Chiaramente avendo preso come riferimento la base. Diciamo che non è nostra intenzione scendere nei dettagli analitici del funzionamento. Quello che ci interessa a noi è capire un po' questa modalità di funzionamento, che tipo di correnti attraversano il dispositivo e come si possono diciamo, descrivere queste correnti, spiegando il funzionamento del dispositivo in una maniera molto diciamo, semplificata, ma comunque utile almeno per capire perché poi le correnti vengono descritte in un certo. Quindi cerchiamo di capire quali sono le correnti all'interno di questa struttura. Io la disegno qui un po' più grande, ma per mia comodità. Abbiamo detto questo è l'emettitore, questa è la base, questo è il collettore, sono polarizzate in questo modo, quindi siamo con questa polarizzazione. Che cosa succede? Cominciamo a guardare la prima giunzione, NP direttamente polarizzata. Che cosa succede in una giunzione direttamente polarizzata? Si muovono i portatori maggioritari. Vi ricordate, l'abbiamo visto tempo fa. Che vuol dire che la corrente di questa giunzione è una corrente di diffusione dei portatori maggioritari che sono quelli appunto presenti nel silicio. Questo è un silicio di tipo N, i portatori maggioritari sono gli elettroni, quindi io avrò un bel flusso di elettroni che passa nella base. Okay. Allo stesso modo i maggioritari di qui, che sono le lacune, andranno nell'emettitore. Quindi io avrò un flusso di lacune. Il verso totale di questa corrente, per le convenzioni che noi siamo soliti adottare, è questo qua. La corrente di lacune va in questo verso, la corrente di elettroni va nell'altro, sono cariche negative, l'effetto globale è una corrente uscente
dall'emettitore, come ci diceva il simbolo dell'NPE. Quindi io ho una corrente positiva uscente dall'emettitore. Per motivi che vi saranno chiari quando avremo finito di ragionare su questa questione, si fa in modo, si preferisce per questi dispositivi che la corrente sia essenzialmente una corrente di elettroni. Come faccio a fare in modo che la corrente sia essenzialmente di elettroni? Devo fare questo molto drogato e questo poco drogato, in modo che gli elettroni che da qua vanno qua sono molto più grandi delle lacune che da qua. Quindi per questo motivo l'emettitore si fa molto drogato, che in genere, diciamo, questo fatto si rappresenta mettendo un più vicino a n, n più. Quindi molto drogato l'emettitore, poco drogata la base. In termini di numeri, che vuol dire? 10 a 18, 10 a 19 l'emettitore, 10 a 14 la base. Quindi io faccio in modo che il grosso della corrente che attraversa la prima giunzione, che è direttamente polarizzata, sono gli elettroni. Che fine fanno questi elettroni nella base? Gli elettroni arrivano qua e trovano la carica, lacune libere, lacune. Quindi che vuol dire? Che molti elettroni si possono ricombinare con le lacune e scomparire come coppia di carica disponibile. Poiché invece io voglio che la corrente di elettroni sia la più grande possibile, per diminuire, diciamo, questa probabilità che gli elettroni io li perdo perché si ricombinano, la regione di base si fa estremamente sottile. D'accordo? Quindi questo molto drogato, questo molto sottile. Se io faccio questa molto sottile, la gran parte degli elettroni che passa da questo lato arriverà qua. Ok? Quindi questo flusso di elettroni, a meno di una piccola parte che si è ricombinata, arriva qua. Diciamo, arriva a questa interfaccia. Quindi io otterrò qui un enorme numero di elettroni in questa base. Che cosa succede? Questa giunzione qua era una giunzione inversamente polarizzata. La giunzione inversamente polarizzata fa muovere i portatori minoritari per effetto del solo campo elettrico. Quindi non dipende dalla tensione applicata, ma dal fatto che io qui ho un campo elettrico. Normalmente i portatori minoritari sono pochi, ma in questo caso particolare i portatori minoritari della zona P sono tutti gli N che gli sono arrivati da qua, che sono tantissimi. Quindi tutti questi elettroni che gli sono arrivati dalla prima giunzione qui diventano minoritari e per effetto del campo elettrico passato. Quindi io ho un'enorme quantità di elettroni che passa qua dentro, che quindi dà origine a una corrente positiva in questo verso qua, sempre perché sul mio punto mi oppongo agli elettroni, e da qua chi passa qua? Passano le pochissime lacune minoritarie che stanno qua dentro. Che vuol dire tutto questo? Guardiamolo da un altro punto di vista. Io qui ho una regione direttamente polarizzata. Voi vi ricordate, se no ve lo ricordo io, che ai capi di una regione polarizzata la corrente è proporzionale, diciamo, va con l'andamento esponenziale rispetto alla tensione. Quindi, se io ho delle piccole variazioni VBE, io ho una grande corrente che attraversa questa giunzione. Questa grande corrente, io me la ritrovo per come ho costruito questo transistore,
tutta quanta al contorno. Che vuol dire? Che io attraverso delle piccole variazioni della tensione che ho messo qui tra emettitore e base, ottengo al terzo terminale, che è il collettore, una corrente molto grande. Quindi ho pilotato la giunzione con una tensione base emettitore per ottenere una corrente molto grande al terzo terminale, che è il collettore. Quindi ho fatto, diciamo, un generatore controllato. Okay? Quindi io, controllando la tensione o la corrente di questa giunzione, ottengo una grande corrente dall'altra parte. Per ottenere una corrente grande, io devo avere poche perdite di questi elettroni all'interno di questo dispositivo. Quindi devo fare in modo che ne partano molti, quindi qui idrocarcio molto elevato rispetto a questo. Base molto sottile, in modo che questi elettroni viaggiando non si ricombinino in gran numero, ma se ne ricombinino pochissimi. Tutti quelli che arrivano qui al collettore per effetto del campo elettrico passano dall'altra parte. Quindi la corrente che io mi trovo qua dipende, almeno in prima approssimazione, soltanto dalla tensione che io tenevo qua. Ok? Quindi torna, diciamo, il principio del generatore controllato. Chiaramente io avrò una corrente anche nella base, cioè una corrente di emettitore, cioè una corrente di collettore, cioè avrò una corrente nella base. Chi è che mi dà la corrente della base? Corrente è qualunque variazione di carica. La corrente è la variazione di carica nel tempo. Qual è le cariche che variano qua dentro? Noi abbiamo lacune che vanno di qua, lacune che da qua passano qua, elettroni che si sono ricombinati. Sono tutti termini molto piccoli. Qua abbiamo le grandi correnti di diffusione. Qua abbiamo una corrente di ricombinazione che io ho resa piccola facendo la base sottile. I minoritari di qua che sono pochi, questo che ho poco trovato, la corrente di base è una corrente piccola rispetto alle altre correnti del dispositivo e ha verso positivo entrante nella base. Poche cose che abbiamo detto in realtà bastano a scrivere le espressioni delle correnti del dispositivo. Tenete presente che qua io ho tre correnti, perché in ciascuno di questi terminali c'è una corrente, quindi nel MOSFET noi avevamo una sola corrente, che era la stessa, ma sulle tre non avevamo niente. Qua abbiamo tre correnti. Generalmente come si scrivono queste correnti? Si scrivono, diciamo, a partire dalla corrente di collettore. Per quello che noi abbiamo detto, la corrente di collettore da chi dipende? Dipende soltanto dai portatori che gli ha iniettato la prima giunzione. Quindi dipende soltanto dalla VBE, almeno in prima approssimazione. Quindi questa corrente io la posso scrivere così. La corrente di collettore non è altro che un fattore di scala, che sarà chiaramente anch'esso una corrente, per E elevato a VBE su VT. Okay? Quindi la stessa dipendenza esponenziale che ci aveva la corrente alla giunzione polarizzata. Le altre correnti come le scrivo? Abbiamo detto che la corrente di base, vedendo i termini di cui è composta, è una corrente molto piccola rispetto a questa. Quindi la corrente di base si esprime come una frazione della corrente di collettore. Quindi generalmente si esprime come IC su beta. Questo
questo beta è il fattore più importante del transistore. Se voi dovete lavorare con un transistore dovete conoscere il beta. Beta viene detto guadagno di corrente a emettitore comune, poi capiremo il perché quando faremo l'emettitore comune, e ha un valore che generalmente va tra i 100 per un transistore discreto fino ai 1000-1500 per un transistore integrato. Che vuol dire? Che la corrente di base è almeno 100 volte più piccola della corrente di corrente. Come la scrivo la corrente di emettitore? La corrente di emettitore è semplice scriverla. Perché? Perché guardate, se questo qua io lo considero come se fosse un unico nodo, io che cosa ho? Ciò che questa corrente che entra più questa deve essere necessariamente uguale a questa corrente qua. Cioè, in altri termini, la corrente che è partita era la I con E, una parte esce dal collettore, l'altra parte necessariamente alla base la devo trovare. Quindi, la corrente di emettitore io la posso scrivere come IC su I. E quindi la posso scrivere come IC più IC su beta. E quindi come beta più 1 su beta volte IC. Chiaramente la corrente di emettitore risulta più grande di quella di conduttore, per quello che abbiamo detto, no? È la corrente di partenza. Quindi questo termine qua è chiaramente maggiore di 1. Generalmente, anziché scriverla così, si definisce un termine alfa che è pari a beta su beta più 1. E la corrente di emettitore si scrive come IC su alfa. Questo termine alfa viene detto guadagno di corrente a base corrente. Chiaramente alfa e beta sono legati, quindi se voi ne conoscete uno, conoscete l'altro, e tipicamente viene fornito il beta del transistore. Il parametro più importante è il beta. Si capisce pure da qua, beta generalmente 100, 200, alfa, essendo 100 su 101, sarà 0,99. Questi sono i numeri, ok? Quindi beta è un numero molto grande, perché la corrente di connettore è centinaia di volte più grande della corrente di base. L'alfa, chiaramente, è un termine che è minore di 1 ma prossima a 1, cioè la corrente di connettore e di emettitore sono quasi uguali, d'accordo? A patto della piccola corrente che esce, che entra dalla base, d'accordo? Quindi queste equazioni ricavate in una maniera semplice, descrivendo semplicemente il funzionamento in regione attiva, che quello che vale, quello che abbiamo detto noi vale solo in regione attiva, ci consentono di utilizzare il transistore bipolare. D'accordo? Ci fermiamo qua, poi continuiamo.